bella tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oramai l'avete visto anche voi ragazzi, innanzitutto questa mattina, wow, la novità che potremo trovare, si spera, e oramai è quasi certo, il 25 luglio dentro i nostri Fortnite, perché ragazzi festeggeranno il compleanno in maniera veramente eclatante. Sembra che ci siano regali per tutti, modalità speciali, nuove immagini, decorazioni, roba di Natale. Porco Giuda, non sappiamo se arriva il pan di zenzero. Ancora quello lo stiamo aspettando, ragazzi. Ma in questa notte, ragazzi, oggi è il 17 luglio, quindi nella notte tra il 16 e il 17, se andiamo nelle notizie del nostro Fortnite, sgadin, appare ragazzi la nuova arma che dovrebbe essere disponibile da oggi alle 14. Speriamo. Mitraglietta presto disponibile. Nuova arma, mitraglietta dotata di alta cadenza di tiro e mobilità migliorata. Allora, ragazzi, noi abbiamo della roba inerente a questa mitraglietta, come già vi avevo anticipato nel titolo. Come sempre ringrazio Fabione e quello che succede su Twitch e YouTube per avermi fornito il materiale per poterlo regalare a voi ragazzi in modo che sappiate tutto. Ragazzi, tenetevi forte perché abbiamo delle immagini recuperate della nuova mitraglia. 3, 2, 1, scatal! Eccola ragazzi, questa sarà la nuova mitraglia che ben presto troveremo su Fortnite. È un MP5, in poche parole è una rivisitazione in stile Fortnite del classico MP5, appunto una mitraglia utilizzata più che altro per gli attacchi corpo a corpo. Allora io qua mi viene in mente Battlefield, ma anche a media distanza fa il suo sporco lavoro. Una mitraglia che ha come caratteristica quella di sparare molto molto velocemente, dovrebbe addirittura essere più veloce della classica mitraglietta, o addirittura potrebbe sostituire, secondo me, il mitraglione da 100 colpi, perché pochi usano il mitraglione da 100 colpi. Magari avere una mitraglia extra che possa contenere magari 50-60 colpi come il Thompson non sarebbe male, anche perché, come ci suggeriva la descrizione, questa mitraglia ha la mobilità migliorata, quindi ragazzi dovrebbe essere molto più comoda da maneggiare. Ma ragazzi, i miei informatori hanno recuperato addirittura il suono dei colpi della mitraglia. La prima volta lo sentirete come se stesse sparando in una stanza, poi lo sentirete a medio raggio e poi lo sentirete a lungo raggio. Buon ascolto! Riascoltiamolo un'altra volta. Molto molto interessante, ragazzi. Come sentite, i colpi sono straveloci, quindi ragazzi, davvero davvero un grande hype per l'arrivo della nuova arma. Si spera entro giovedì, ma magari addirittura oggi alle 14. E non è tutto, ragazzi, sono state recuperate. È stata recuperata una nuova skin che dovrebbe arrivare prestissimo. Allora, questo, ragazzi, è il suo backpack. Si chiama Outlander femminile, ragazzi, e questo è uno spaccato del backpack. Come vedete, Outlander è tipo esploratrice, se volessimo tradurlo in italiano, e come vedete sul backpack ha dietro due fruste, sembrerebbe pure una divisa in due, degli aggeggi con molte tasche, e tutto in bello cuoio, ragazzi. Bello cuoio, bello, compre cintura cuoio, come si dice, quindi sono le migliori, sono le migliori.
Quindi ragazzi, oltre ad avere il backpack, attenzione attenzione, abbiamo anche la skin in elaborazione ragazzi. È una femmina, il cappellino del Durburger. Dico una cavolata perché questa ragazzi in realtà non è la skin relativa al backpack, questa ragazzi è una nuova skin, chiedo scusa, mi sono sbagliato. Ieri abbiamo visto l'omino del Durburger con la testa da Durburger, sembrerebbe che questa sia invece la controparte, o forse hanno deciso di fare delle modifiche a quella che avevamo vista e la fanno relativa al Durburger ma semplicemente con il cappellino. Credo che me la compro perché adoro il Durburger ragazzi. Penso che per oggi no, non abbiamo più altre informazioni da farvi vedere ragazzi, spero che vi siate divertiti e che vi sia piaciuto il video relativo alla mitraglietta e alla nuova skin, quindi bel pollicione in su e iscrivetevi in tantissimi al canale, non vi dimenticate ragazzi miei di attivare la campanella per tutte le news e i leaks su Fortnite. Noi ci vediamo in live, ciao.